Bentrovati, questa è una puntata speciale di Regionando proprio nel momento in cui a Firenze, in Consiglio regionale, comincia la discussione molto attesa sul bilancio 2023, insomma sulla manovra per il prossimo anno. Abbiamo deciso di incontrare non solo su questo tema i capigruppo del Consiglio regionale, sono sette, li abbiamo invitati tutti, sono collegati con noi e li salutiamo: Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico, Stefano Scaramelli di Italia Viva, Elena Meini della Lega, Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e Elisa Tozzi del gruppo Misto. C'è un altro capogruppo che è Marco Stella di Forza Italia, non ha potuto partecipare. Ascolteremo poi una sua dichiarazione su uno dei temi che abbiamo messo al centro della nostra riflessione. Subito, allora, per rompere il ghiaccio, io chiederei a ciascun capogruppo di sintetizzare in una frase, in poche parole, cosa ha rappresentato questo 2022. Comincio dalla maggioranza, Ceccarelli, poi Scaramelli. È stato un anno impegnativo dove il gruppo ha sempre mostrato la sua compattezza e la sua collaborazione per migliorare e per sostenere le politiche che ha portato avanti la regione. Ricorderei almeno tre situazioni. Una è quella degli stati generali della salute, la legge sui custodi della montagna e poi gli stati generali della cultura. Un anno straordinario ci ha visto consolidare un successo alle politiche, raddoppiare consensi in Toscana, dimostrare di essere una forza politica determinante nel governo di questa regione. Lo stiamo dimostrando anche in questa sessione di bilancio, quindi una regione che ormai si fonda sulla tenuta del terzo polo e della nostra presenza in Consiglio regionale con il gruppo di Italia Viva che inizia a essere sempre più determinante nelle politiche di governo di questa regione. Stessa domanda per i due capigruppo collegati con noi del centrodestra. Un anno drammatico dovuto anche appunto alla crisi energetica, dopo la crisi pandemica, ma tanta speranza per il nuovo governo nazionale di centrodestra, a cui ci aspettiamo tante nuove iniziative per il bene di tutti i cittadini, anche toscani. Lo sintetizzerei con la parola speranza. Il 2022 finisce con la grande vittoria elettorale del centrodestra a livello nazionale e speranza per i cittadini toscani di poter vedere un nuovo governo a breve anche nella nostra regione. E infine Galletti dei 5 Stelle e Tozzi del gruppo Misto. Continua la navigazione a vista da parte di questa giunta e da parte di questo consiglio con una maggioranza litigiosa, più intenta a spartirsi quelle che sono poltrone, cariche e finanziamenti per il proprio territorio, piuttosto che pensare a una programmazione regionale. A proposito, il programma di regionale di sviluppo, che è lo strumento principe a inizio mandato, a metà mandato non c'è ancora. È stato un 2022 sicuramente positivo, un 2022 impegnativo, dove abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo per cercare di portare in questo Consiglio regionale le istanze dei tanti cittadini che, insomma, mi hanno dato fiducia in questi anni. Sono trascorsi ormai già 2 anni e 3 mesi dalle ultime elezioni regionali e dunque si avvicina la verifica di metà mandato. Nel frattempo, poche settimane fa, ci sono l'estate le elezioni politiche che hanno determinato una nuova maggioranza in Parlamento e soprattutto la nascita del nuovo governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Allora, andando subito dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, ci saranno effetti di quello che è accaduto alle elezioni politiche di settembre anche in Toscana? Come sarà questa verifica regionale, secondo lei? Da parte nostra ci aspettiamo che sia una verifica in cui nel bene o nel male vengano risolti questi problemi. Cioè, o Italia Viva e Partito Democratico si mettano in testa di governare, lo dice uno che sta all'opposizione, ma di governare i 2 anni e mezzo che restano di questo mandato e poi saranno i cittadini toscani a decidere se hanno governato bene o male, oppure se prendono definitivamente coscienza del fatto che non esiste più una maggioranza, ci risparmiano questi 2 anni e mezzo d'agonia e ci rimandino alle urne. Nel centro-sinistra, ve lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, nelle ultime settimane in Toscana ci sono state parecchie fibrillazioni, anche tante polemiche. Allora, cosa sta succedendo e soprattutto cosa succederà? Scaramelli, capogruppo di Italia Viva, vengo da lei. Sì, non nascondo, c'è stato un rapporto complesso, nel tempo ci siamo compresi, capito che le nostre politiche devono essere politiche riformiste, la regione deve avere coraggio, deve essere
portato rispetto reciproco tra le forze politiche, un metodo nuovo di definizione, di decisione, di condivisione delle scelte, e quindi ci avviciniamo al bilancio, a metà mandato, forti della consapevolezza che siamo due forze di maggioranza che si devono rispettare reciprocamente, tante questioni da affrontare, dal piano regionale di sviluppo all'attenzione ai comuni più periferici, a un piano dei rifiuti che non può più essere rinviato, a una capacità di affermare e realizzare opere infrastrutturali da troppo tempo sono state rinviate. Quindi passaggio delicato che ci vede protagonisti. Finirete insieme la legislatura fra 2 anni e mezzo? Ma intanto abbiamo iniziato insieme, come si dice. Poi l'abbiamo consolidata, riaffermata, credo che ci siano le condizioni per proseguire in maniera a questo momento più forte, a mio avviso, di come abbiamo iniziato, però deve essere un rapporto che va riconquistato costantemente. L'altra voce della maggioranza, Ceccarelli, Partito Democratico, quanto è salda la vostra coalizione? Ma la coalizione è sicuramente salda, sia il PD, Italia Viva, ma anche la sinistra. Ricordiamoci che anche se non c'è una presenza consiliare, anche la sinistra fa parte della coalizione ed esprime un assessore in giunta. Noi abbiamo avviato un confronto, come avviene fisiologicamente nell'ambito delle coalizioni, soprattutto centrata sulle tematiche che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Siamo quasi a metà legislatura, e anche per quanto riguarda il prossimo bilancio. Galletti, tra voi e il PD, l'anno scorso di questi tempi, almeno a Roma, c'era un po' più di feeling. Allora le chiedo intanto come vede la situazione che si sta generando, che si sta determinando in Toscana dal punto di vista politico. Ma io vedo innanzitutto una maggioranza dilaniata che appunto nelle sue lotte interne perde di vista l'obiettivo, che è quello di amministrare. E vedo un'opposizione che almeno a livello locale, qui regionale, cercano di far filare tutto, però naturalmente non sono indenni da quelli che sono gli equilibri nazionali. Insomma, se immaginassimo tra 3 anni l'attuale opposizione di centrodestra come maggioranza, non saremmo certo messi meglio che attualmente. Nessun avvicinamento, almeno in tempi brevi, al PD o a una parte del PD da parte vostra? Ci sono dei rapporti che cerchiamo di tenere anche per cercare di promuovere quelli che sono gli obiettivi comuni del nostro programma e del loro mandato. Certo è molto difficile perché qui stiamo assistendo a un Partito Democratico che somiglia talmente tanto al centrodestra al punto che trova più facilmente gli accordi con loro. Cambiamenti importanti, lo dicevamo, che hanno riportato al governo ancora una volta la Lega, con una maggioranza però completamente diversa rispetto al recente passato. In Toscana, Meini, cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Ma sinceramente, per quello che vediamo ora, con mancanze di numero legale nelle varie commissioni, con voti difformi nella maggioranza, non lo vedo bene. Il mio interesse è quello che, se la maggioranza non regge, che si rivada di nuovo al voto e si ridia la parola ai cittadini toscani, perché i cittadini toscani, soprattutto oggi, in questo periodo di crisi, hanno bisogno di stabilità. Tozzi, lei è passata al gruppo misto e sta all'opposizione, ma si considera ancora del centrodestra? Ma io sono ancora all'opposizione, indubbiamente vengo da centrodestra, la mia, come sanno bene tante persone, è un'esperienza che viene dal mondo civico. Ed è chiaro che in questo momento non posso che collocarmi all'opposizione di questa maggioranza, che ritengo oggi non all'altezza di gestire delle sfide importanti. La legge di bilancio, anche quest'ultima che arriverà, il bilancio di previsione, lo dimostra ancora una volta. E adesso il bilancio che la Giunta ha approvato pochi giorni fa e che adesso passa all'esame, come dicevamo, del Consiglio regionale, che dovrà anche votarlo. A ragion veduta, venerdì sera, nel consueto appuntamento dopo il telegiornale con Regionando, faremo il punto, ascolteremo i pareri e naturalmente entreremo nei dettagli, però vorrei fare un giro di opinioni. Riparto proprio da Tozzi, che abbiamo lasciato pochi secondi fa, e poi anche i due capigruppo del centrodestra che sono collegati con noi. Siamo di fronte a un atto che, al di là di mancare totalmente della cornice della programmazione, per quanto si possa, come dire, veder condizionato da quelle che saranno le manovre nazionali, ma indubbiamente non dà quella spinta propulsiva che invece ci si aspetterebbe proprio in un momento particolare come questo, dal punto di vista economico, sociale, le sfide del PNRR e tante tante altre questioni, la sanità,
che sembrano essere oggi, come dire, affrontate non con la dovuta consapevolezza, ecco. Sì, allora sicuramente che sono arrivati più soldi rispetto a quelli degli anni precedenti anche sul tema della sanità, quindi si diceva che c'erano stati dei tagli e questo non è vero, si tolgono dei soldi importanti per il contributo alle famiglie minori con disabili, queste sono delle battaglie che noi porteremo all'attenzione del Consiglio regionale, disposti a presentare tantissimi emendamenti, fare un ostruzionismo nel caso in cui non si ridia la centralità ai toscani, alle famiglie con minori disabili, che non si metta al centro la crisi energetica e tutte le crisi aziendali che purtroppo ci sono anche in Toscana oggi. Mi piacerebbe farla una bella valutazione anche a beneficio di chi ci segue, di chi ci ascolta. Il fatto è che purtroppo è impossibile. Noi ci apprestiamo per la quinta volta, vado a memoria, consecutiva, a votare un bilancio nel quale non sappiamo cosa c'è all'interno. Dice, ma questi sono matti. No, non lo sappiamo perché viene consegnato un bilancio di previsione che è fatto per chi ci ascolta, a beneficio di chi ci ascolta, da quattro libri alti in questa maniera. Ci viene consegnato il lunedì sera alle 5, ci viene chiesto di votarlo il martedì mattina alle 9. Io sfido chiunque a sapere cosa vota. Io devo capire, c'è mezzo miliardo di buco nella sanità, non ho ancora capito. Tranne con il ricorso al payback nella speranza che le aziende non chiudano ma versino i soldi nei conti della Toscana, non ho capito altre manovre, altre cose che c'è all'interno di questo bilancio. Anche lei, Galletti, è stata molto critica in questi giorni sulle anticipazioni, di questa manovra. Conferma adesso queste critiche? Ma potremmo definirla banalmente come un copia e incolla di vecchi progetti che sono stati in qualche maniera ritoccati per poter mettere a termine delle pagine i bollini con i goals che impone l'Unione Europea e niente più. Ci sono tagli che vengono chiamati razionalizzazioni, partecipate in declino per causa della regione che devono essere rifinanziate in qualche modo, sanità territoriale che stenta. Insomma, la situazione è la stessa drammatica del pre-pandemia, però si continua a dare la colpa alla pandemia, alla guerra e al governo attuale, come se non avessero governato loro precedentemente. Concludiamo con i capigruppo di maggioranza e sentiamo la loro valutazione. Prima Ceccarelli, poi Scaramelli. È un bilancio che deve fare i conti con le risorse aggiuntive che servono per l'aumento dei costi dell'energia, per l'inflazione, gli interessi sui mutui, ma anche un bilancio che saremo in grado di fare senza aumento della pressione fiscale e rispettando tutte quelle che sono le politiche attive necessarie per dare risposte ai territori e alla comunità toscana. È un bilancio sul quale noi abbiamo chiesto anche degli aggiustamenti, dei miglioramenti. Il Presidente si sta predisponendo per presentare il cosiddetto maxi emendamento che recepisce appunto quelle che sono le istanze e le richieste che provengono dall'ultimo incontro di maggioranza che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che riguardano soprattutto politiche sociali, ad esempio il fondo per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno componenti con handicap gravi e per quanto riguarda anche investimenti. Per noi la sanità, la scuola pubblica, il sociale assieme a investimenti sono le priorità che noi sosteniamo su questo bilancio. Ha bisogno di una risposta più sociale. Intanto la battaglia vinta da Italia Viva è quella di non aumentare le tasse, non si verrà aumentata l'addizionale IRPEF, non è stato aumentato il bollo, due cardini del nostro agire politico, cioè a invarianza di risorse di entrata bisogna aumentare l'efficientamento delle spese, trovare le risorse per le famiglie con dei disabili, trovare le risorse per le RSA, per le RSD, calmierare i prezzi per le famiglie e poi trovare delle risposte per i comuni e per le imprese che più di altri stanno soffrendo di questa fase. Sanità, capitolo centrale del bilancio di ogni bilancio regionale. Allora, velocemente, Galletti, dal suo punto di vista, quali scelte deve fare la Toscana? Investire maggiormente, lo diciamo da tempo, sulla prevenzione, sulla sanità territoriale
e sulle cure domiciliari. Il paziente, una volta che è arrivato a casa, non può trovarsi abbandonato a se stesso o, peggio, attaccato al telefono, al CUP, per una serie di controlli interminabili che vengono fatti spesso da strutture private, perché al momento ci sono addirittura spazi nella sanità regionale che non vengono riempiti perché mancano professionisti, perché manca personale specializzato, perché mancano attrezzature o altro. Quindi questo significa veramente non saper gestire la sanità, il core, l'attività principale di una regione, l'80% del bilancio. E per lei, Meini, cosa serve soprattutto nella nostra sanità adesso? Sì, serve sicuramente ridare più attenzione ai territori, abbiamo bisogno di ospedali minori, più ospedali territoriali, abbiamo bisogno che si riveda un po' tutta la sanità anche dal punto di vista di organizzazione, perché tante sono le figure che hanno la possibilità di dirigere, di dire la sua nelle nostre tre maxi ASL, ma mancano i medici, mancano gli infermieri, che sono veramente coloro che mandano avanti le nostre strutture sanitarie. Quindi più persone, più medici, più infermieri e meno dirigenti. Adesso coinvolgiamo il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, che in queste settimane ha seguito tutte le tappe della Commissione Sanità in visita in alcuni luoghi della salute, e questo tour istituzionale continuerà all'inizio del nuovo anno. Che idea si è fatta intanto Ceccarelli e quali sono le scelte da fare nella sanità al netto delle risorse che ancora mancano da Roma? Stiamo vedendo che la risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali, dando delle indicazioni puntuali su quella che dovrà essere la sanità del futuro in Toscana, è molto centrata e molto calibrata, e quindi il rafforzamento dei servizi territoriali, la riforma dell'emergenza urgenza, della continuità territoriale, che sono già iniziate proprio in esecuzione di quella risoluzione, è quello che sta avvenendo in Toscana. Lei ha detto al netto delle risorse, in realtà il tema delle risorse è un tema fondamentale, perché è chiaro che mancano i medici in alcune specializzazioni, ed è altrettanto chiaro, dobbiamo dircelo, che non è un problema che saremo in grado di risolvere in Toscana come altrove in Italia dall'oggi al domani. Per formare un medico specializzato ci vogliono alcuni anni, però il tema delle risorse poi è quello fondamentale, e vedere che di fronte all'aumento dei costi, di fronte all'aumento dell'energia, cioè il governo sta tagliando il fondo sanitario, cioè questo fa veramente male, e perché poi quelli che ne risentono di più sono quelli che hanno più servizi e dove la sanità è più pubblica, che esattamente è la Toscana. Ma noi sulla sanità pubblica e sulla sanità territoriale e sulla sanità che vuol fornire a tutti in maniera universale la possibilità di curarsi è la politica e gli obiettivi che noi perseguiremo. Cosa è necessario fare secondo Scaramelli, che ha guidato, lo ricordiamo, nella precedente legislatura, quindi fino a un paio d'anni fa, la Commissione Sanità? Bisogna avere più coraggio, bisogna saper declinare nei territori le priorità da assegnare alle funzioni ospedaliere, bisogna potenziare la fase della preospedalizzazione e della post-ospedalizzazione, non bisogna iniziare a dare le colpe agli altri, bisogna assumersi responsabilità, quello che su questo sto vedendo un po' di mancanza di capacità di governo dei processi regionali, e su questo siamo disponibili a dare una mano, perché altrimenti vediamo che la qualità del servizio offerto in alcuni casi rischia, e credo che ci sia bisogno, sarebbe stato bisogno delle risorse del MES. Infine, le opinioni di Torselli, Fratelli d'Italia, e Tozzi, Gruppo Misto. Cosa fare? Come farlo? Fratelli d'Italia, con il collega Diego Petrucci, ha presentato 5, mi sembra, proposte di legge per la riorganizzazione della sanità, che vanno dalla revisione degli organi di governo, quindi non più un'unica figura nominata dalla politica al vertice della sanità, ma organi collegiali, fatti da una figura politica, ma anche da una figura tecnico-economica e da una figura sanitaria, che decidano insieme, fino per esempio al tentativo di riaprire i piccoli presidi territoriali, che detto così pare uno slogan, riapriamo i piccoli presidi territoriali. Il collega Petrucci presenta una proposta di legge per dire: bene, riapriamoli, ma siccome non li riapriamo con la bacchetta magica,
magari incentiviamo i medici da un punto di vista economico e di carriera che vogliono andare nei piccoli presidi sanitari. Siccome sono proposte di legge intelligenti e il Partito Democratico non sa come fare a bocciarle, le tiene da 2 anni bloccate in commissione e non le porta in aula. Ma si è parlato molto di, ad esempio, puntare sulla sanità territoriale, c'è questa importante risorsa che è appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha portato in Toscana risorse importanti per quanto riguarda le case della salute. In realtà la preoccupazione non è tanto di costruire nuove strutture, innanzitutto è di far funzionare ciò che c'è, di garantire anche e soprattutto che sui territori ci sia una sanità di prima istanza, a cominciare dai medici di famiglia, che sia realmente a misura di paziente, perché oggi noi abbiamo situazioni, soprattutto dai pediatri e medici di base, che hanno migliaia di pazienti, grandi e piccoli, ed è impensabile che oggi si gestisca la sanità sul territorio in queste condizioni. Quindi è inutile investire se poi dobbiamo avere scatole vuote, pronti soccorsi che non funzionano, un'emergenza-urgenza che non è più degna di questo nome. Quindi ecco, ci sono delle situazioni molto molto importanti da affrontare, includo anche la questione delle RSA. Non è collegato con noi oggi Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, gruppo che naturalmente fa parte della coalizione di centrodestra. Abbiamo ripreso una sua breve dichiarazione fatta all'indomani degli stati generali della salute, li abbiamo sentiti anche citare in precedenza da chi abbiamo intervistato, da chi è collegato con noi, perché sono comunque una tappa importante per le scelte da fare sulla sanità toscana. Sentiamo Stella dal nostro archivio. Occorre snellire le liste d'attesa immediatamente, dare la possibilità ai cittadini di essere curati in tempi certi, fare una convenzione col privato immediata per snellire tutte le liste d'attesa. Occorre potenziare, lo ripeto, potenziare la sanità territoriale, le case della salute, poter fare diagnostica lì dentro, fare una riforma del 118 vera, non come quella che è stata fatta sacrificando i tanti medici e i tanti infermieri ai quali va il nostro ringraziamento perché hanno passato 2 anni a sostenere la sanità italiana, in particolare la sanità toscana, poter fare diagnostica all'interno le case della salute e finalmente premiare il merito. Basta con coloro che fanno carriera perché hanno una tessera di partito in tasca, noi vogliamo primari e medici bravi e che meritino il loro posto. Adesso faccio io gli auguri ai capigruppo collegati con noi, ma soprattutto a tutti voi che ci state seguendo da casa. Torniamo con nuove notizie del Consiglio regionale, con interviste e approfondimenti venerdì, come sempre, dopo il TG della sera. E martedì, attenzione, martedì prossimo ci sarà la seconda parte della storia di un anno del Consiglio regionale. Da non perdere.